sono arrivati da Roma, Firenze, Palermo, da ogni angolo della Calabria per sostenere il duro lavoro del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, e della sua squadra, intenzionati a smontare la Calabria come un trenino dei Lego e a rimontarla. Sostenere chi come Paolo Borsellino ha dato la propria vita per combattere la mafia e a dare un segnale, perché bisogna sostenerli quando sono in vita. Paolo è morto, è stato ucciso proprio perché è stato lasciato solo anche dalle istituzioni purtroppo. Siamo qui, abbiamo deciso di essere presenti, il nostro presidente Salvatore Galleri ha deciso di partecipare per testimoniare un segno di vicinanza alle istituzioni in questo momento particolare. È un momento molto particolare, è un'attività storica che è stata posta in essere e abbiamo ritenuto che sia fondamentale e importante la nostra partecipazione come vicinanza alle autorità e a tutte le persone che operano per la legalità. I calabresi in questo momento possono scegliere, come ha detto il procuratore Gratteri, di occupare gli spazi. Sicuramente è una richiesta di grande responsabilità e io sono sicuro che gli effetti si vedranno anche a breve termine. C'è la Calabria sana, pulita, quella che non si arrende e denuncia logiche clientelari e malaffare. Oggi è una giornata dove si parla di legalità, questa bella parola che esce spontanea dal cuore. Oggi sono qui dopo il 24 di quella manifestazione che si è fatta a Vibo Valentia, un fiume di persone, e oggi sto vedendo che è la stessa cosa. Sto vedendo che c'è qualcosa di cambiamento veramente, che personaggi delle istituzioni hanno messo in moto una macchina dove è la decisione di farla finita con sta 'ndrangheta. E veramente è arrivato il momento di farla finita, di occupare quello che dice il nostro dottore Gratteri, il mio procuratore Gratteri, che bisogna occupare i posti, gli spazi presi per tanti anni da questi 'ndranghetisti. Attualmente sono sotto scorta e sono venuto qua stamattina perché condivido appieno tutto quello che dice il procuratore Gratteri, diciamo, e l'andamento delle indagini che sta facendo. C'è chi il prezzo della mafia l'ha pagato sulla sua pelle, perdendo un figlio, un amico, un fratello, una sorella, la mamma di Claudio Domino, il bimbo di 11 anni ucciso a Palermo da Cosa Nostra, il fratello di Gian Matteo Sole, assassinato 25 anni fa dalla mafia, il fratello di Maria Chindamo, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Siamo venuti a Palermo ieri sera, noi crediamo nella magistratura onesta e quindi era giusto oggi essere presente qui a dare forza a un magistrato che ha avuto tanto coraggio, e siamo qui per lui oggi, perché vogliamo giustizia sempre e verità. Grazie dottore Gratteri. Noi siamo anche qui a sostegno del dottore Gratteri per il lavoro che sta facendo e portare solidarietà da Palermo. Quindi dalla Sicilia siamo saliti in tanti in Calabria proprio per sostenere il suo operato. Facciamo parte del gruppo Paolo Borsellino, Agende Rosse, con la coordinatrice Rosanna Melilli, e andiamo in giro a sostegno di coloro, dei veri eroi che combattono realmente il malaffare all'interno dello Stato. È un momento che riempie di gioia a me e sicuramente tutti i cittadini calabresi. Maria è scomparsa da questa terra, è stata fatta scomparire per una cultura mafiosa che ha infettato un sacco di parti sane di territorio. È il momento di liberarsene, è il momento di sterilizzare la Calabria e far rinascere la parte buona.